Vai. Ma casualmente, ma non so come mai, ho qui un libro che faccio vedere divinando. Allora, qui è Andrea Gori, uno degli autori. Giulia Graglia, che salutiamo caldamente, che non è con noi, caldamente perché siamo accanto a un camino, e Andrea Gori, che però ci deve spiegare come è andata questa, diciamo, questo parto. Come è nato il libro? Anche perché ne sono parte in causa, essendo il direttore editoriale della Romano Editoriale, per questa parte qui. Vai Andrea. Beh, l'idea è nata dal fatto che si parla sempre un sacco di vini e se ne parla come se fossero delle persone, no? Esatto, bravo. Che sono morbidi, che sono avvolgenti, amorosi, che sono delicati, che sono nervosi. Ecco, allora perché non provare a abbinare i vini e le persone? E siccome i vini comunque sono legati alla natura, agli astri e alle stelle, allora le due cose sono andate a braccetto e è venuta fuori questa idea di abbinare i vini alle stelle, allo zodiaco. Ma quindi divinando nasce per quello, vedete bellino? Ma cioè, questa è la confezione natalizia, quindi il regalo di Natale, se poi voglio dire il Gori ve lo spedisce dove vi pare, perché con la bottiglia dovunque, di vino anche, volendo anche una bottiglia, c'è di tutto. Quindi no, a parte tutto, questa è stata un'idea per la quale nasce questa nuova collana per la Romana Editore, Get a Taste, e Andrea e Giulia sono i primi che sono pubblicati proprio per questa occasione. Ma noi siamo qui proprio a fare che cosa? Un brindisi, champagne rosé, un caminetto, vogliamo dire che per Natale oltretutto faremo auguri, e quale miglior regalo di un libro del Gori per questa occasione? Anche più che altro voglio dire che non preoccupate se il vino non vi interessa, perché ci sono 12 racconti, ecco, bravo, scritti da Giulia, non da me, quindi lei è una sceneggiatrice cinematografica, quindi sono anche bellini, molto appassionati, sono collegati fra loro, c'è il racconto giallo, c'è il racconto horror, c'è il racconto storico, la commedia, degli equivoci, ecco, sono tutti di stimolo diverso e ognuno vuole stimolare, mettere in evidenza un aspetto diverso di noi e riflesso nel bicchiere. Soprattutto in questo che poi devo dire è un po' il gioco, cioè se il vino ci piace per mille motivi, è molto sta anche come ci approcciamo, e voglio dire, ci conoscete, io e il Nero siamo sempre a giocare sul vino. Ora c'è chi ci dice probabilmente non siamo abbastanza seri, però siamo gaudienti, soprattutto sotto Natale lo dobbiamo fare. Auguri.